Noi vediamo i video di queste tre performance realizzate nel 2009 che completano l'opera, oserei dire, sono le carceri di Castel dell'Ovo, quindi un luogo un po', quasi un po' tra oppressivo, però che induce il visitatore a concentrarsi molto sulle immagini, perché sono immagini che chiedono molto di essere partecipate, non semplicemente viste, guardate, ma seguite come se avessimo davanti la performance dal vero, capito? Perché sono immagini talmente intense in cui Marina Abramovic è come se fosse quasi presente, non è semplicemente una documentazione video, è molto di più. Ecco. Dopo 46 anni Marina Abramovic torna a Napoli nella sala delle carceri di Castel dell'Ovo con un ciclo di video chiamati The Kitchen, Homage to Saint Therese, nei quali l'artista serba si mette in relazione con Santa Teresa d'Avila, una delle figure più importanti della Riforma cattolica, teorizzatrice di una dottrina mistico-spirituale che è anche un itinerario dell'anima alla ricerca di Dio mediante sette successivi passaggi di elevazione. L'esperienza di Marina Abramovic documenta tre performance tenute nel 2009 in Spagna, nelle cucine dell'ex convento di suore Clarisse di Gijón, e si ispira ai diari della Santa, nei quali la cucina assume un ruolo fisico particolare, perché proprio in quelle stanze, come lei racconta, ebbe le visioni e le estasi mistiche. La mostra è stata promossa da Vanitas Club, a cura di Casa Testori, e come ha dichiarato il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, rappresenta anche quell'energia della cultura che sarà essenziale per recuperare la pienezza del vivere dopo l'emergenza sanitaria. È possibile vederlo sino a gennaio, no? Sino a gennaio, e quindi per tutti questi tre mesi. È una visione molto concentrata, quindi lo spazio è uno spazio in cui non tantissime persone potranno entrare alla volta, ma non solo per rispetto alle regole Covid, anche per quello, ma anche perché sono dei video che richiedono una possibilità di relazione individuale con ciò che si sta vedendo, no? Quindi lo spazio è molto adatto a questo tipo di fruizione, di questo tipo di percorso.